Giorgio Vasari, nelle sue cronache, riferendosi all'artista come Antonio da Carrara, scultore rarissimo, documenta le opere censite in Calabria, in particolare quelle commissionate da Ettore Pignatelli, conte e duca di Monteleone, custodite a Vibo Valentia nel Duomo di Santa Maria Maggiore San Leo Luca. Antonio da Carrara e Antonello Gaggini, scultore e architetto italiano del Rinascimento, che operò soprattutto in Sicilia e in Calabria. E nell'ambito delle giornate nazionali FAI, l'appuntamento a Bagaladi è stato di grande spessore culturale, come anche il convegno organizzato a Palazzo Alvaro, sede della Metrocittà di Reggio, che ha visto coinvolte trasversalmente personalità e istituzioni di Calabria e Sicilia, unite da un ponte culturale che accomuna le due regioni proprio attraverso le sculture del Gaggini. Diciamo che oggi il convegno tratta un po' di tutte le opere del Gaggini tra Sicilia e Calabria, ce ne sono tante, però noi potremmo dire del nostro monumento, del nostro gruppo marmoreo che ha fatto il Gaggini a Bagaladi. Sicuramente quel gruppo marmoreo non sarà nella classifica bassa delle opere gagginiane, ma sicuramente in quelle alte. E noi siamo orgogliosi che, diciamo, anche attraverso questi approfondimenti, questi convegni che sono ad alto livello, si ridia spessore al valore di questo monumento che abbiamo a Bagaladi del Gaggini. Noi abbiamo tutto l'interesse a valorizzarlo e ovviamente per questa ragione abbiamo salutato con grande interesse le giornate del FAI.